Visto che non mi è mai piaciuto lasciare le cose a metà e la partita contro Tefel di Happy era una best of 5, oggi cercherò di farvi vedere come finisce. Ah, ok, questa è la prima parte, possiamo tranquillamente andare avanti velocemente. Di nuovo la stessa posizione del depot dei precedenti game, quindi ecco deduco che il Terran deciderà di andare anche questa volta di 15 CC. Infatti, ok, anche questa volta prende il gas prima. Ok, scelta interessante. Vediamo se quindi la build order, intanto lo Zerg si rende conto che per l'ennesima volta Happy applicato la stessa strategia. Io non capisco, poi a volte dice perché uno non dice non capisci professionisti. Dico io, se fossi stato Tefl con un avversario che per 2 volte di fila mi ha fatto 15 CC, sarei partito, non so, di 9 pool, una cosa del genere. Però vabbè, Epic qua non scouta nemmeno e va tranquillamente a fare 15 CC, addirittura gas prima della Rax. Depot anche questa volta non ha blocco, quindi suppongo che se non faccio nessun genere di blocco la sua strategia sarà molto aggressiva, perché altrimenti ti entrerebbero i Zergling in base. Ok, non fa i Marine, quindi skippa di nuovo il Marine e fa una fabbrica, quindi a questo punto suppongo che faccia il reattore, ecco. Va bene. Estrae con Potenziamento completato. ah, ok, quindi anche questa qua è una scelta interessante. Per un momento ha estratto soltanto con un SCV al gas, quando aveva ottenuto i suoi 150 di gas desiderati, e va subito di terza. Ok, va di modulo tecnologico. Non si sa mai se i moduli tecnologici in questo caso servono per far intercambiare la Rax con uno spazioporto, oppure se effettivamente servono per imparare l'upgrade della fanteria. Intanto arrivano le Helion, 6 minuti, tempo perfetto per farlo uscire. Anche se vi ricordo che un ottimo giocatore riesce ad avere la speed dei Zergling a 5,50 6 minuti. Ok, scout. Sono necessari altri depositi. Ok, intanto quindi questa è proprio una partita giocata di macro. Ecco altri ring. E qua inizia finalmente ad arrivare un minimo di blocco. Qua Happy salta direttamente. Ecco le Queen, giustamente. Il giocatore qua, Zerg, stava pensando ai fatti suoi. Con il risultato che perde un sacco di droni. Ora non capisco come ha potuto fare un errore del genere. Sicuramente ne è valsa la pena. Anche se ha perso queste 4 Helion. Vediamo un po' le unità Potenziamento completato. perse. Ne ha perse 13. Tutti i lavoratori contro 4 del giocatore Terran. Intanto Happy qua inizia a fare tantissimi bunker. Credo che questa build order gli abbia ricordato che ci saranno Lindy Blatt, uno Lindy Blatt, Zergling e Speedling a 8,30, suppongo. Io almeno penserei questo. I nostri Sì, SCV sono sotto attacco. arriva adesso l'attacco. In realtà era una pressure direttamente di Blatte, unità 29 droni. Infatti, per fare questa pressure, il giocatore Zerg ha dovuto tagliare la produzione di droni. E quindi, niente. Sì, qua praticamente. Ah no, qua praticamente. Reload from replay. Che okay, non so che cosa sia successo qui. Credo che caricheranno dalla prossima partita. Non so, vediamo. Comunque sia, in sostanza, questa partita il giocatore Terran l'aveva vinta. Ah, ok, qua c'è l'ultima partita.
Quindi diciamo che se quella, da quello che ho capito dalla chat, i giocatori avrebbero continuato quella partita dal replay, però a quanto pare la partita che hanno continuato dal replay non l'hanno caricata. E quindi niente, ha vinto comunque sia il Terran, questo ve lo posso confermare, e comunque si avrebbe vinto in ogni caso, perché insomma vedendo come si è sviluppata la partita, vi posso assicurare che lo Zerg non aveva speranze, era sotto di macro e il Terran aveva 3 centri di comando orbitale più i 6 CV di lui e una difesa molto solida. Ok, qua cerchiamo di andare su veloce, vedo che avrei play abbastanza lungo. Qua il Terran per questa volta decide di utilizzare il depot come wall. Ok. Quindi questa volta il gas è stato fatto prima della Rax. Come ho detto, questa mappa per tutti quei giocatori a cui può piacere è estremamente indicata per delle partenze di 15 CC perché in questa mappa non sono punibili. Potenziamento completato. È una mappa, Potenziamento a qualcuno completato. piace, anche questa io l'ho vetata, come avevo detto, ma fondamentalmente perché quando c'è tutto questo spazio per arrivare dall'avversario, cioè questa non lo so, strategicamente mi sembra abbastanza piatta, cioè è una radura, praticamente un campo da calcio e boh, non mi piace, ecco. Ok. Di nuovo Elion, un Marine pronto a fare la differenza qualora arrivino dei Ring a fare una pressure sul muro. Intanto un bel centro di comando in produzione a 5-10, doppio gas in main. E ok, qua sì. Piccolo Psylocke per Happy, segno che anche più forti a volte vanno in blocco, e qua c'è l'intercambio tra la Rax e la Factory. Quindi Happy utilizza molto spesso questa tecnica in modo tale da poter avere due Helion per scoutare, successivamente tanti Marine per difendersi e i tank per difendersi, e quindi posizionare la sua macro in modo solido. Con questa Helion, intanto il giocatore Terran è riuscito a rallentare la terza del giocatore Zerg. Tra l'altro anche un C ha ucciso lo Zerg. Ok, qua stoppiamo un attimo. Scan. Qua è doppio la scan. Happy ha fatto benissimo perché qua non c'è la terza. Qua non c'è la terza e allora molto probabilmente è una tech veloce a T2. Gli va male al giocatore Terran perché qua non vede la struttura di produzione, che in questo caso è il pinnacolo, che noi vediamo dalla tavola di produzione, però sicuramente l'ha intuito perché tanto gas, già una tech a T2 a 7.30, quindi stiamo parlando di una tech fatta apposta per le muta, cioè una build fatta apposta per le muta. Ok, quindi vediamo che cosa deciderà di fare Happy per reggere a queste muta che a breve arriveranno. Io vediamo un po', ha messo una torre qui, una torre qua, le torri secondo me sono posizionate discretamente, avrei messo una torre anche in questo punto e forse una anche in questo, però va bene così, cioè suppongo che non abbia lasciato nulla al caso, no? Ok. Ah, ok, mette anche lui finalmente la torre in questo punto, anche una torre in quest'altro, mi ha sentito, sono contento. Ok. Come vedete non è che vi dovete preoccupare, a parte questi tank posizionati male, che probabilmente devono andare qua, però ecco, come vedete non vi preoccupate mai a fare torri, perché se non si preoccupa un professionista non vi dovete preoccupare voi. Qua queste torri sono costruite un po' male perché molto probabilmente voleva andare leggermente indietro con il tank per proteggerlo meglio dalle mutalisca, però le ha costruite troppo attaccate. Ok.
A questo punto decide di posizionare la terza, lo fa con un tank che protegge la Mineral Line dall'alto, protetto dalle torri, e lo fa iniziando a mettere bunker, mine e torri. Come vedete, ancora finché la terza non è difesa a modo, il giocatore Terran non porta assolutamente SCV. Ora in questo caso le può portare, credo sì, perché sa che le muta sono lì e le torri sono finite. Ecco qua le mutalische distruggono una torre, distruggono un'altra torre, rimane scoperto il giocatore Terran, in questo caso quindi non può minare, come vedete questi sono danni economici enormi per il giocatore che tu ti metti lì a nasconderti mentre il giocatore Zerg ti passa avanti di macro. Ok, 12 minuti, 62 SCV per il giocatore Terran. Ne ha già perso qualcheduno, quindi potete immaginare che solida macro che ha avuto. Il giocatore Zerg, che invece fino a poco tempo fa era indietro, ha utilizzato questa tech molto veloce a muta come pretesto per prendere tempo, costringere il Terran ad investire in modo spropositato in torri e quindi ad andare sopra di macro con i suoi 78 SCV. In questo caso una piccola svista per il giocatore Zerg che si lascia uccidere un paio di mutalische. Questi sono, sperava molto probabilmente, ha fatto una mossa non del tutto sbagliata, visto che le mutalische sono qui solitamente tendono subito a cambiare posizione. Quindi avrà detto passo da questa zona in modo tale che lui non mi vede e riesco a fare un drop. Il giocatore Zerg ha quindi a questo punto una quarta e ce l'ha anche molto difesa perché inizia a mettere delle strutture di difesa statiche. Io non capisco come mai spesso anche i miei avversari ladder non usino tanti imparatori e tante spore, soprattutto quando i marine sono il metodo migliore con cui posso droppare. Se già ci fossero due imparatori in main, molto probabilmente mi servirebbero i devastatori per tirare giù quegli imparatori e quindi sarebbe un vantaggio parecchio alto per lo Zerg. Come io devo mettere, in questo caso Happy ha messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 torri e passa, non vedo per quale motivo lo Zerg non possa mettere qualche imparatore. Ok, quindi in questo caso lui aspetta qui, con queste Medivac, credo che lo scopo sia quello di o aspettare delle mutalische che passano di qui e stimpaccare, ah no, ok, oppure aspettare come si dice, oppure aspettare, questa ce la siamo persa, torniamo un attimo indietro. Oppure aspettava magari di pushare, quindi nel momento in cui te push, magari la terza, fai un drop anche in quarta. Ok, a questo punto andiamo avanti. Eravamo presi dal drop, ci siamo scordati che all'improvviso arriva lo Zerg. Lo Zerg decide subito di colpire in quarta, che ha fatto? Ha testato il fronte con 4 ling. A questo punto è pronto per attaccare. Qua c'è uno split che c'è poco da splittare perché, francamente, le unità del Terran erano poche. Quindi è costretto a liftare il centro di comando. Qua intanto cerca di buttare giù gli imparatori. Ci riesce, aveva due navette Medivac, quindi si poteva permettere, con una non ci sarebbe riuscito. Ok, qua finalmente riesce a bloccare l'attacco, riposiziona la quarta. Questo drop ha fatto il suo lavoro perché ha distratto lo Zerg e lo costringerà a portare indietro delle unità oppure a costruirne di nuove. Quindi questo è un ottimo momento, cioè in cui lo Zerg è impegnato a difendersi da questo drop, per mettere la quarta, in questo caso credo fare appunto una fortezza planetaria. Giacimento liberato. 2-2, vediamo un po' dove erano le bay, quindi il 3-3, il 3-2 è quasi finito, quindi il 3 in attacco. A questo punto deve solo portare i suoi SCV nella nuova linea mineraria. Strano modo di giocare di Happy, molto confident a giocare passivo piuttosto che giocare attivo, giusto qualche drop che ogni tanto arriva, però. Oh, cavolo! Qua tocca ritornare indietro, ragazzi. Mi dispiace. Ci siamo persi un drop micidiale. Ok. In questo caso lui scappa con queste Medivac. Vediamo un po'. Rimane qui. Cura. Perché mentre io facevo vedere che metteva la quarta,
il Terran, quindi avrà riprovato ad uccidere l'Acheri, visto che l'Acheri era stato molto danneggiato. Vediamo un po', ok. Quindi colpo di Stimpak. A questo punto, giustamente, focussa l'Acheri e tira giù. E questo è un bel danno economico per lo Zerg. Infatti, per la prima volta nella partita, credo che il Terran stia estraendo più del giocatore proto, più del giocatore Zerg. Qua ha sbagliato Tefer, sapeva che due navette mediche si erano salvate e non si è neanche degnato di mandare in quella zona le mutalische. A questo punto le mutalische sono utili abbastanza, non tantissimo. Ecco lo scout del giocatore. Aspettate un attimo. Ok, ci sono. In questo caso lo scout, sì, in questo caso la scan del giocatore Terran è indicata, perché comunque sia qui c'erano le mutalische. E visto che le mutalische erano in zona, probabilmente anche lo Zerg si sta preparando ad attaccare. Anche perché, se il giocatore Terran ha 200 psi, molto probabilmente ce n'è anche il giocatore Zerg. E questo è il momento in cui il giocatore Zerg deve attaccare, anche perché deve riciclare le sue unità. Avrà un bank mostruoso, perché effettivamente non è che ci sono state grossi combattimenti, non è che ci sono state grosse perdite. La partita va avanti da 20 minuti ed è una vita che sta su 4 basi, si presume che abbia diverse risorse accumulate. Infatti ci sono 7.000 di minerali accumulati e 3.000 di gas, quasi sono 2.700. Ok, è una strategia che non mi piace, quella di Tefer, perché ok, ma quanto vuoi tirare per le lunghe questo attacco? Cioè, alla fine, visto che hai tutte queste risorse da spendere, per te questo è il momento migliore, secondo me, per attaccare. Anche perché, non è che a volte mi capita di giocare contro persone che dicono: ah, tu hai vinto, avevi 3 basi, io ne avevo 5. No, te non avevi 5 di basi, te avevi magari 5 basi da queste di gas, ma l'estrazione di minerali o giù di lì è molto simile, perché se termini da 5 basi, quasi al pieno ritmo, non avresti niente a livello d'armata. Quindi ecco, in questo caso il giocatore Terran è più con 4 basi attive, 2 centri di comando messi che potranno sostituire in seguito gli SCV che potrebbero essere persi e riciclati. Infatti, questo mi legge nella mente un po' come con le torri, e praticamente è sicuramente alla pari. Ecco. Ok, qua addirittura avete notato la tavola di produzione. Il giocatore Terran, per il sommo piacere dei giocatori che mi avevano proposto di fare una puntata dedicata a Raven, sta facendo Raven. Vediamo come le utilizzerà. Drop che tenta di distruggere l'Acheri e ci riesce. In questo caso sarebbe una perdita enorme se fosse parlato del mid game. È una perdita sostenibile, visto che si parla del late game. Ok, escono i Raven, tanti Raven. Sta facendo Raven da 3 spazi porti con Viking e Medivac anche qua. E indietro, per quanto riguarda la tech a Mech. Però non credo che ne abbia bisogno, perché insomma i Raven non hanno l'upgrade per la mech. Eventualmente i Viking, i tank, però insomma i tank sono pochi. Tanti bunker, tanta difesa. Ribadisco, è un gioco parecchio passivo, che poi, te l'ho detto, l'ho visto anche micrare, splittare da mana, anche un'ottima micro. Però ecco, avrà deciso di fare così. Intanto scan mine, giocatore Terran con questi drop cerca di capire, di posizionare al meglio le unità, laddove molto probabilmente lo Zerg andrà a mettere delle basi aggiuntive. Drop di 8 marine, come vedete il giocatore Terran mira direttamente all'Acheri, la butta giù e quindi per l'ennesima volta manda il giocatore Zerg sotto l'incombo. Posiziona le mine in modo molto intelligente. Posizione anche marine in modalità utilizzando lo shift, le manderà, ecco, in giro per la mappa a controllare se ci sono eventuali ninja X. Cioè ninja, cioè si dice ninja X una base che è posizionata in un punto,
nascosto, un punto che non ti aspetti, un punto lontano dalla mappa. Ad esempio, se un giocatore Zerg avesse costruito una base in questo punto, un giocatore Terra probabilmente non se lo sarebbe mai aspettato. Intanto i Raven sono sempre di più. Wow, questa partita inizia a stuzzicare la mia curiosità. I centri di comando qui praticamente si sprecano. Happy sta utilizzando tutto il bank in eccesso per fare centri di comando orbitali. Che poi, oh, parliamoci chiaro, lo Zerg ha il controllo della mappa in questo momento. Non so quanto gli convenga continuare a fare tutti questi cheat, cioè sprecare risorse. E qua aveva lanciato i missili di ricerca sulle mutalische, però appena sono scappati prima ancora che addirittura partisse il missile. Ok, comunque, ecco, dicevo, tipo, sprechi tutte queste risorse in centri di comando orbitale, però ecco, insomma c'è il rischio che poi quei minerali ti servano per qualcos'altro. Intanto le zecche qua c'è un bank assurdo, cioè se anche ingaggi non in modo non costo efficiente devi ingaggiare e basta, perché secondo me Potenziamento ok, ha paura. Avrei paura anche io ad attaccare una linea mia, sì, una linea Potenziamento difensiva sotto così attacco. ben messa del giocatore Terra. Ok. Qua quindi ancora l'attacco non arriva. Vedete però c'è questa strategia molto particolare. Mano a mano che... Oh! Colpiranno, colpiranno, ditemi di sì! Aspettate, ecco ragazzi, non deve vederlo il missile che colpisce. Ha fatto un po' di danni. Ok, allora, qua vedete però come che il metodo abbastanza interessante che ha Happy di progredire. Struttura, blocco di quei pochi tank marine. E mano a mano che lui ha bisogno di Hex, sposta la linea difensiva con mini, bunker e tank e via dicendo. Ok, arriva di nuovo. Missile a ricerca, come dicevo, le mutalische sono troppo forti. Poi probabilmente riuscirà a far workare molto meglio questi Raven nel momento in cui lo Zerg si deciderà ad ingaggiare seriamente. Però per adesso, ed era quello che vi dicevo nella puntata Raven o non Raven, non è che stanno danneggiando le mutalische, perché comunque sia nel momento che te gli lanci un missile, le mutalische scappano a velocità della luce. Qua le scanne si sprecano. Un altro motivo per cui il Terran ha fatto tutti quei centri di comando orbitale è proprio per poter avere sempre e comunque la capacità di vedere quello che sta facendo lo Zerg. Unità, il Terran ha 49 SCV, ne ha di meno praticamente, perché nel corso della partita ne ha riciclato qualcuno, visto che adesso può arrangiare i muri e non andare sotto di un combo, in questo caso non so perché entrambi sono bassi. Comunque ecco, andiamo il play a questo scontro, forse uno dei primi veri e propri della partita. No, ok, il giocatore Zerg scappa, lancia un missile alla volta, due missili alla volta massimo, da notare. È una strategia interessante, perché giustamente non è che ti svuoti l'energia di tutti i Raven contemporaneamente, perché poi magari nell'attacco successivo da parte del giocatore Zerg, sì, da parte dei giocatori Terra non ci sarebbe energia. Allora, qua dice, per curiosità, Tefer sta dicendo che sta giocando un po' come Goody. Goody è un giocatore che utilizza tanto la Mech. Ok, qua riprova qualche drop. Praticamente utilizza Marine un po' come drop e poi utilizza sempre più Raven per difendersi e per non distruggergli l'armata. Ogni tanto manda via qualche SCV per farlo riciclare, cioè per riciclare l'armata, non per riciclare l'SCV. A questo punto il giocatore Zerg, noi lo vediamo ancora, Happy non lo vede, ha utilizzato l'unità che ha perso nell'ultimo ingaggio per fare i patriarchi. Io non credo che i patriarchi siano una scelta azzeccata, perché aveva tanti Raven, i patriarchi non sono forti contro Raven. Ok, io non so che cosa avrei fatto, non sono un giocatore Zerg, contro i Zerg ci perdo, sia che ci gioco contro, sia che le uso come razza, però diciamo che in linea di massima io avrei fatto con tutti quei Raven,
Ad esempio, si era partito pensando che il Fungal era una delle abilità migliori che avrei potuto utilizzare in quel momento. Sicuramente i Broodroid sono molto gas intensive e con quello che poi permettono di avere a livello di vantaggio contro Raven, in questo caso non sono giustificabili. Era un replay molto lungo, in cui anche il giocatore Zerg si rende conto che Epp aveva un drop pronto ad attaccare in questa zona. Se ne accorge, lo distrugge. Marine contro Quinn, da notare come questo Marine, che in altri tempi sarebbe già morto, ha portato praticamente la Quinn da solo a metà vita. A volte, come quanto sono importanti l'upgrade, un drop. Ah no, qua è semplicemente un SCV che scouta. Qua è per l'ennesimo drop che mangia diversi droni al giocatore Zerg. Se fossi te, manco li riciclerei quei droni, perché è talmente tanto bank che magari utilizzerei quegli psi che ho guadagnato attraverso le kill dell'avversario in armata. Vediamo per curiosità quanti Raven ha in tutto il giocatore Terra. Ne ha 24. Incredibile. Incredibile, ragazzi, 24 Raven, 9 Viking e un po' di fanteria. Quindi praticamente lui proprio sta trasformando la sua armata in un'armata fatta di Raven. È una partita complessa, io non credo che avrei il coraggio e soprattutto la fibra per giocare una partita del genere, perché 47 minuti giocati in questo modo sono veramente snervanti anche per chi decide di difendersi. Questa è una camperata di proporzioni bibliche nel tentativo di avere un'armata che sulla carta è incounterabile. Vedremo poi quando lo Zerg riuscirà ad ingaggiare. Qua si può andare anche un po' veloce. Qua lo Zerg praticamente l'unica cosa che fa è cercare di limitare il più possibile l'espansione economica dell'avversario Terran, però non ingaggia, ha proprio paura. Io credo che sia una delle prime volte in tutta la mia vita che vedo 15.000 di bank in minerali e 6.000 in gas, cioè una cosa spropositata. In questo senso, il giocatore, ecco qua di nuovo un drop, ogni tanto parte con questi fantomatici drop. Il giocatore Terran qui, francamente, sta giocando meglio, perché è vero che lui sta camperando, però è anche vero che non sta bancando. Quindi, mano a mano, il giocatore Terran ne ricicla la sua armata in un'armata che probabilmente potrà fare la differenza. Iniziano ad arrivare gli incrociatori, quindi suppongo anche che l'ultimo drop sia stato fatto per riciclare la sua armata in incrociatori, e a questo punto ricicla ancora SCV. Unità, gli SCV sono sempre meno, siamo arrivati a 35 di numero, anche lo Zerg ne ha 43, praticamente ormai si sarà tenuto giusto quelli per il gas. Qua Epi decide di distruggere gli SCV, si diverte a farlo, io non li avrei uccisi, francamente, l'avrei lasciati scoutare piuttosto che dargli quei 12 psi in più con cui magari ci fai due incrociatori. Ok, Mina, a questo punto lui si rende conto che qui c'è una che qui sta per fare una ex, ricicla ancora, probabilmente o sta limitando il creep, ma credo che questi marine se ne voglia far fuori per poi riciclare anche questi con i Battle Cruise. Quindi vedrete che mano a mano che si sente più sicuro, il giocatore Terran porterà a riciclare tutta la sua armata per avere un'armata 200 psi full air con tutti questi Raven e questi Battle Cruise a protezione, che di fatto sarà imbattibile. Io credo che con tutto questo bank, prima di permettere al giocatore Terran di avere una cosa del genere, il giocatore Zerg doveva magari riciclare quattro armate anche ad ultralische su magari la quarta base, piuttosto che permettere una cosa del genere. Però, cioè io non sono un professionista, le mie sono semplici congetture, però ecco, se permetti al giocatore Terran di arrivare ad avere un 200 psi del genere, puoi avere bancati anche 7.000 di minerali. E perdi, perché comunque sia difficilmente farai molti danni in un'armata del genere. Qua Teffer chiede se sta facendo BC. Qua addirittura lancia i muli. Non so perché, forse vuole riparare il remedy, ma semplicemente voleva trollare il giocatore Zerg. Ok, qua lancia un paio di torrette, un po' di missili. Qualcuno va pure a segno, però non è che un missile su una ultralisca fa ben poco. Ok. Finalmente perde anche gli ultimi Marine, non ne ha più, credo, da riciclare.
sono rimasti giusto questi quattro tank. E infatti Toh decide di riciclare pure gli ultimi tank. Vediamo un po' che vuole fare. Ah, ok. Utilizza questi Raven full energy. Qua questi quattro Raven hanno fatto veramente mo molto male. Giacimento minerario esaurito. Le nostre forze sono sotto attacco. Ok, allora pensavo che voleva riciclare i quattro tank, non lo ha fatto. Qua a breve inizierà a scattarmi il computer perché voi immaginatevi la mole di dati che deve lavorare con questi eserciti. Finalmente, eppur si muove ed è iningaggiabile, ormai ha perso il giocatore Zerg. Il giocatore Terran è diventato impossibile da ingaggiare. Proprio qua un'armata del genere con 33 Raven, 10 Battlecruise e 10 Viking non la fermi neanche se piangi. Cioè non puoi riciclare l'armata anche 7000 volte, secondo me, ma non la batti più una cosa del genere. Anche perché poi il giocatore Terran ha 26 CV, quindi aveva un'armata del genere molto prima del giocatore Proto, cioè adesso il giocatore, sì, il giocatore Zerg ha perso il Protoss, il giocatore Zerg ha perso anche dei droni durante la partita, però il giocatore Terran gli SCV si li è riciclati molto prima, proprio per far spazio a questi eserciti. Vediamo un po' se arriverà anche qualche missile a ricerca. Da questo momento in poi metto la mappa a tutto schermo. Madonna, guardate che mine che gli arrivano, lo Yamato Cannon è favoloso. Questa è una partita noiosa sotto tanti aspetti nelle prime fasi, però poi insomma si riprende bene. Deve ancora imparare l'upgrade della difesa, credo che se lo sia scordato, probabilmente è sicuro di averlo imparato. Il banking gas del giocatore Zerg sta finendo piuttosto rapidamente, può vincerlo ecco soltanto facendo tanti Infestor e tanti Corruptor, però boh, staremo a vedere anche qua, no? Toh, due missili e questo qui prende gli appartiti a mezza armata. Vediamo un po', non arriva, peccato. Ci speravo, che poi ecco con tutti questi Raven è impossibile non pensare che nemmeno qualcheduno con l'energia. Ecco che arrivano i missili, questi gli arrivano tutti. Madonna mia, che botta. Quindi mentre le Battlecruise stanno davanti ad assorbire i colpi, i Raven fanno il resto. DDP, Madonna. La partita quindi sta praticamente giungendo al termine. Non è che qua lo Zerg si può inventare molto. Qua ogni missile che va a segno sono almeno 2 o 3 unità da complessivamente 300 gas che partono. Allora, da notare che il Terran ha perso tutte le Battlecruise, però è più solido del giocatore Zerg perché sta estraendo più del doppio, sta estraendo quasi il doppio del gas. Se si somma il fatto che comunque sia le risorse minerarie non sono state bancate, il Terran può riciclare un'armata molto più solida del giocatore Zerg in breve tempo. Il Terran nell'arco di esattamente 4 minuti, e ribadisco 4 minuti, ha fatto riciclare al giocatore Zerg quasi 6000 e passa di gas, più di 6000 di gas, che sono tantissimi. Quindi vi dovete rendere conto di quello che ha dovuto riciclare il giocatore Zerg per poter distruggere l'armata era del Terran, e non c'è riuscito perché sono rimasti comunque sia 27 Raven, che sono poi il perno, la colonna portante dell'armata. Il Battlecruise in quel caso servono a
di supporto a Raven, cioè prendono i colpi mentre i Raven da dietro provano o non provano a comandare a segno i loro missili da ricerca. Poi i corruttori sono particolarmente lenti, quindi solitamente vedete almeno un missile va a segno, e quando va a segno è un bel casino. A questo punto vedi anche Tefer spara un bel boom GG, la partita è finita, non c'è molto altro da aggiungere, è una bella tattica. E per quanto se ne possa dire, qua ha giocato discretamente, cioè ha giocato molto bene il giocatore Terran, anche perché è vero che il giocatore Zerg ha macrato tranquillamente, però nella sua macro il giocatore Zerg non è riuscito a trasformare il suo vantaggio economico in vantaggio sul campo, perché si è difeso molto bene, mano a mano spostando la linea di difesa mano a mano che le ex avanzavano, si è difeso posizionando strutture, posizionando bunker, posizionando mine, posizionando tank, passando comunque sia per il 3-3 della fanteria, e poi quando è stato il momento ha iniziato a fare dei drop, quando ha distrutto la ex in questo punto, quando ha lasciato le mine in questo punto e in quest'altro, quando poi puntualmente faceva dei drop con la fanteria in questa base per distruggere di volta in volta. Comunque sia, lo Zerg non è riuscito ad andare molto sopra di macro, nonostante effettivamente forse ne avrebbe avuto la possibilità. E niente, qua non è che c'è molto da dire, potete vedere qui erano stati sparati 14 droni di difesa puntuale, una cosa mostruosa. E ok, niente, quindi qua c'è proprio stato credo un rage quit da parte del giocatore Zerg, perché perdere una partita così è veramente incredibile. Ecco, se fossi stato giocatore Zerg, l'unica cosa che avrei fatto avrei attaccato prima. Ribadisco, non so cosa avrei potuto fare nello specifico, probabilmente più Infestor. Però, nel complesso, se ti permette al Terran di avere un'armata del genere, poi non c'è riciclo che tenga. Sicuramente perdi. Ok, si è difeso bene, ok, era difficile ingaggiare, ma è altrettanto vero che se il Terran riesce ad avere un'armata del genere, non hai proprio speranze. Arrivarcela, ad avercela, io non credo di riuscirci, però chissà, magari il ladder uno di questi giorni la provo. Ok, io spero di avervi fatto divertire, che questi game vi siano piaciuti, specialmente il secondo è piaciuto anche a me. La serie, il meglio degli 5 tra Tefel ed Happy, quindi finita 3-1 per il giocatore Terran, Happy. Un saluto da Fulmicotone, buona giornata a tutti quanti. Ciao ciao.